Assessore, il Crotone ha vinto 2-0, inizia bene, ma tutti questi lavori nelle zone dove si può fare sport può essere un segnale positivo? Sì, è di buon auspicio la vittoria del Crotone, ha fatto una bella partita e l'amministrazione non sta a guardare, intende investire sullo sport. Siamo qui nel quartiere Bernabò, un intervento finanziato con il PNRR, intervento di rigenerazione urbana, perché ha una valenza soprattutto di recupero urbano in un quartiere ad alta densità popolativa. Nascerà un campo di calcio a 7 che è ormai completato in erba sintetica, è una struttura polivalente per tennis, calcio a 5 e altri sport, in più un'area ludico-ricreativa al servizio dei residenti, il tutto per restituire alla comunità e ai residenti un'area totalmente rivista, rivisitata e riqualificata. È una bella immagine anche per la città, per chi arriva nella nostra città, e vedere queste zone così curate è un segnale molto ma molto positivo. Beh, sicuramente, perché si ridà dignità ai quartieri in primis e poi si dà la possibilità di attuare quelle azioni di inclusione sociale di cui lo sport è forse il portatore principale, perché è un asse di educazione che dopo la scuola e la famiglia dà l'impronta a tutti quei ragazzi che hanno bisogno di una direzione. Crotone, città dello sport, ed è così. Sì, e dopo questo impianto ce ne saranno altri. Con rigenerazione urbana andremo a riqualificare ben 8 impianti sportivi di quartiere. Quindi sì, città dello sport.